Ernest Caruso. 100 anni non sono pochi e la musica rabita di Fano lo sa bene. È la musica rabita. Eh sì, perché quest'anno questo nutrito gruppo musicale festeggia il grande traguardo durante l'edizione 2023 del Carnevale Fanese. Nata nel 1923, la banda si è costituita da un gruppo di personaggi fanesi che amava organizzare allegre serate al suono di fisarmoniche, campanacci, barattoli di latta, caffettiere e altri materiali in una allegra parodia delle orchestre di alto livello. A quel tempo era il modo di divertirsi del popolo fanese. Daniele, come nasce il termine musica arabita? Il nome nasce quando questi strampalati ragazzi sono andati sotto le finestre dei ricconi a suonare e si è affacciata una signora e ha detto: ma qui siete arabiti? E da lì musica arabita è diventata così. In occasione del centenario, dunque, sono state presentate durante una conferenza stampa le diverse iniziative che vogliono rendere omaggio a questa banda musicale che ad ogni edizione del Carnevale chiude le sfilate con la loro allegria e spensieratezza. Tra queste, una mostra che verrà inaugurata sabato 4 febbraio alle ore 17. Vi aspetto anche alla mostra che si terrà sabato alle 17 presso il Palazzo Bracci Pagani, la mostra della musica rabita, dove vedrete filmati, foto e oggetti nostri, i batanai che facevamo parte della musica rabita, e vi aspetto tutti anche al Carnevale tra sfilate. Voglio anche ricordare il capostipite, diciamo, dei maestri, dopo ci sono stati tanti, prima di me Micheli, Mallo Spirito, però il più importante, quello che ha segnato proprio la storia della musica rabita, è stato Berardi, che era un grande, e lo saluto dal cielo, ciao e buon Carnevale a tutti. Rabita è il nuovo carro dedicato alla rabita, che ha le stesse sembianze di quello che abbiamo visto negli anni precedenti, ma rivisto ai giorni d'oggi. Sarà possibile ammirarlo a conclusione delle tre sfilate del 5, 12 e 19 febbraio. Una grande novità ci sarà sul viale del Carnevale. Ovviamente i principali fautori sono alla mia destra e alla mia sinistra, perché veramente è stato un lavoro enorme il nuovo carro della musica rabita. E Dani... Sì, è stata dura, ma ce la faremo, dai, insomma, sì. Siamo in ordine d'arrivo con gli ultimi preparativi, le ultime correzioni, ma il carro è pronto. E il bello è che abbiamo tenuto fede al nostro racconto, no? dal carnevale più antico al più futuristico, perché questo carro è veramente futuristico. Sì, assolutamente, un carro nuovo, un carro che rappresenta chiaramente il nostro carnevale. Sono tre palchi che si sovrastano, dove viene appunto messo tutta la parte della musica, appunto quel nostro gruppo street band della musica rabita, e sopra un grande palco, il più grande mai visto finora al carnevale per il getto, e quindi potrà contenere addirittura 10 quintali di cioccolata ogni domenica e 15 persone per fare il getto. Quindi aspettate l'ultimo carro, perché sarà quello che darà più grandi soddisfazioni. Ma è anche quello che ha le luci più belle. Esatto, stiamo lavorando sodo qualche altro giorno e poi vedrete quello che sarà. Sì, questo carro ha la particolarità che la luce arriva da dentro, quindi è un carro molto particolare, tutto da vedere. Vi aspettiamo al Carnevale.